per l'associazione la possibilità di avere uno screening neonatale dedicato all'atrofia muscolare spinale è un momento storico importantissimo, un momento anche di partenza perché adesso comincia il lavoro sul campo. Oggi per la SMA c'è una terapia, quindi identificare i bambini nei primissimi giorni di vita significa dargli un destino diverso. È una terapia che prima viene somministrata, più è efficace e questo ci consentirà di dare veramente una vita diversa al bimbo, che non presenterà i sintomi, la sintomatologia della malattia, che è una malattia comunque devastante e che indeboliva progressivamente la muscolatura. Quindi per questo, dal momento in cui è stata approvata una terapia che poteva essere utilizzata, uno dei nostri obiettivi è stato quello di cercare di identificare al più presto i bambini e insieme al professor Tiziano e al Policlinico Gemelli si è messo in campo questo progetto pilota che appunto interessa in questo momento Lazio e Toscana, quindi tutti i nuovi nati di Lazio e Toscana volontariamente, perché è un progetto di studio, potranno avere l'opportunità di sapere nella primissima settimana di vita del bambino se il bambino è affetto da atrofia muscolare spinale e quindi accedere con un canale preferenziale alla terapia. Questo ci ha spinto anche ulteriormente a cercare di mettere in campo tutte le varie istituzioni, quindi siamo passati dal livello delle regioni e dal livello dei clinici interessati al progetto pilota al livello nazionale. Abbiamo quindi avuto incontri sia con il Ministero sia dal lato del Parlamento per cercare di fare inserire l'atrofia muscolare nel panel delle malattie che vengono cercate alla nascita in tutto il territorio nazionale, e questa è la sfida che ci aspetta da domani in poi.